Riprendiamo. Allora il nostro amico mi ha detto, Don Renato, disse, qui è scritto alla linea 36 che apparve agli 11, ma dice, Tommaso non c'era e quindi apparve ai 10. Giuda era già andato. E io ho detto no. E lui mi dice, sì, dice, perché questo avviene il primo giorno. E Tommaso invece era presente 8 giorni dopo. Vero? Questo è il primo medaglione. Questo è il secondo medaglione. Ci siamo? Ecco, il secondo medaglione sarebbe Emmaus. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo ad altri, ma non credettero neppure a loro. Se voi leggete l'episodio di Emmaus, qual è la risposta che i discepoli danno ai due che tornano a Gerusalemme? Anche Pietro l'ha visto. Chiaro? Qui invece cosa si dice? E non credettero neppure a loro. Noi sappiamo che Emmaus è avvenuto nello stesso giorno della resurrezione. Ora, qui, se voi notate, c'è qualcosa che non funziona con Emmaus. Primo, non c'è il nome. Emmaus non c'è. Secondo, che i discepoli di Gesù non abbiano creduto a loro pone questo episodio di Marco in una situazione che non è la stessa di Emmaus. Perché in Emmaus gli hanno creduto e gli hanno creduto in modo tale da poter addirittura affermare anche a Pietro Gesù è apparso. Allora la domanda è, per davvero questo è il riassunto di Emmaus? Logica vorrebbe che noi dicessimo è un altro episodio. Chiaro? Alla fine è il terzo medaglione. Ha un rapporto temporale con i primi due? No. E allora come si fa a dire che Gesù apparve agli 11 nello stesso giorno? Capite? Quando prima scherzando, ma non tanto, vi dicevo prima Dio, dopo il testo, poi la Chiesa. Prima Dio, dopo il testo, poi la Chiesa. Vi dicevo una cosa molto semplice. Leggiamo bene il testo senza pregiudizi. Quando si legge bene il testo senza pregiudizi, le cose diventano più faticose, ma più chiare. Per cui la paura che il nostro amico aveva era che ci fossero contraddizioni. Ma qui, quando si dice alla fine, non è specificato se è alla fine della giornata, alla fine della settimana, alla fine del mese. Non lo sappiamo. Sono tre episodi diversi. Bene. Proviamo ad entrare dentro, per quanto ci è possibile, all'esegesi. Prima di entrare finiamo di dare un'occhiatina
proprio per levarci tutte le parole che possono generare equivoco. Il primo episodio, quello delle donne che vedono Gesù deposto e poi messo nel sepolcro, viene detto testo autentico e ispirato. L'episodio del sepolcro vuoto, dove le donne fuggono spaventate e non dicono niente a nessuno, è testo autentico e ispirato. Il testo di seconda mano, il terzo testo, viene detto testo canonico, non autentico, ma è anche ispirato. Quindi è parola di Dio, solo è che di un altro autore, diverso da quello che ha scritto tutto il Vangelo. Che poi, detto sottovoce, l'autore che ha scritto l'episodio 1 e l'episodio 2 non ha scritto tutto il Vangelo. Perché se noi facessimo il Vangelo di Marco a livello di testo greco, a livello di grammatica, sintassi e vocabolario e basta, scopriremo che ci sono almeno 4 mani. Va bene? Solo che nella parte finale, passione, abbiamo una mano sola, che è quella che ha scritto i nostri due testi, primo e secondo. Un'altra mano, che mai si è fatta presente lungo il Vangelo, ha scritto il terzo testo. Per questo oggi questo brano, dal 9 al 20, si dice canonico e ispirato, è parola di Dio. Se vi ricordate, ma avete tutto il diritto di non ricordarvi, quando abbiamo fatto l'anno scorso, nel 13-14, l'introduzione alla Sacra Scrittura, vi ho detto che l'ispirazione non è qualche cosa che capita al momento finale del testo, ma segue tutta la composizione del testo. Quindi è ispirato il testo a livello orale, a livello di tradizione scritta e a livello di redazione scritta. L'ispirazione lo segue sempre, anche se voi notate che il testo redazionale è diverso dal testo tradizionale ed è diverso dal testo orale, perché l'ispirazione segue il farsi del testo. Bene. Il terzo testo non è della scuola di Marco, ma è parola di Dio ispirato. Mentre noi siamo per istinto culturale portati a dire se non è di Marco non è ispirato, ma figuriamoci. Quale Marco? Se ci sono 4 mani dentro al Vangelo. Yes? Io sono sempre del parere che l'ignoranza va d'accordo con la cultura. L'ignoranza va d'accordo con la cultura. È la mezza ignoranza o la mezza cultura che mi fa paura. Perché la mezza cultura è presuntuosa. Mi sono spiegato? Ma quando ero bambino al catechismo mi han detto mezza cultura. Chiaro il concetto? Quando il bambino ha finito la quinta elementare e gli si chiede sai la matematica? Sì, io so la matematica. Poi entra alle medie e comincia a capire che la matematica proprio non la sa, perché l'algebra alle elementari non si sa neanche da che parte stia. Poi le incognite, chi le conosce?
E poi la cosiddetta analisi matematica chi la sa fare? Mi spiego? E quindi il bambino di quinta elementare presume di sapere. Poi man mano va avanti e dice, orpo, sapevo poco. Sapevo le cose basilari, ma non sapevo tutto quello che è necessario per essere ingegneri. E guardate che la stessa cosa succede in ambito esegetico e teologico. Per questo diventa problematico alle volte discutere con le persone che presumono di sapere e non sanno. Perché tutto ciò che loro non sanno diventa sbagliato per loro. Mi sono spiegato? Allora, qui noi abbiamo, per quanto riguarda alcune note di esegesi, alcune cose interessanti. Allora, quando tornerete a casa, provate a vedere dove viene fuori questa parolina, Ioses. Nel Vangelo di Marco trovate questa parolina al capitolo 6, dove si dice che Giacomo e Ioses sono fratelli di Gesù, mentre qui compare un'altra Maria, madre di Giacomo e di Ioses, che non è Maria Vergine. Una buona parte pensa che sia Maria di Cleofa. Ma questo è un dato molto importante per capire che quando nel Nuovo Testamento trovate fratello, non significa né figlio della stessa madre né figlio dello stesso padre. C'è una seconda cosa. Noi abbiamo, per quanto riguarda le donne, un'obiezione che risale all'illuminismo. E l'obiezione è questa: come mai gli evangelisti sono così discordi nel parlare delle donne al sepolcro? Questo potrebbe essere un dato che rivela la non storicità dell'episodio. Oggi, invece, la storiografia dice esattamente il contrario. Proprio il fatto che non siano a fotocopia sta ad indicare la storicità dell'episodio. Ora, quello che io volevo farvi notare è che le donne nominate sono quelle che hanno visto la morte di Gesù e visto dove veniva sepolto. Se avete notato, Marco riporta le stesse donne. Matteo fa lo stesso, Luca lo stesso, anche se Luca parla, come Marco, di molte donne venute con Gesù dalla Galilea a Gerusalemme. Quindi la testimonianza è praticamente convergente. Tenete sempre presente che nei Vangeli Maria di Magdala è universalmente presente. Maria Maddalena. Perché non viene nominata Maria? Bisognerebbe chiederlo a loro. Io non so rispondere, posso solo dire questo, che Giovanni accenna alla presenza di Maria, ma è un accenno un po' particolare. Perché voi sapete che quando leggeremo il Vangelo di Giovanni, io dovrò sempre spiegarvi il fatto storico, la lettura teologica e la lettura simbolica, perché in Giovanni ci sono tutte e tre queste letture. Ogni episodio non va mai preso sotto il profilo puramente storico. Perché il testo dell'episodio viene prima teologizzato, e poi viene caricato di un simbolismo. Perciò, in ogni brano voi trovate tutte e tre le cose, una sopra l'altra, ben pressate. E per capire il testo dovete scarciofare il testo, e cioè prima leggerlo
a livello simbolico, poi a livello teologico e poi a livello storico. Cioè dovete scendere giù facendo lo scavo archeologico. Allora lo capite, se no viene fuori il disastro. Bene. No. E che nella Chiesa nascente avevano un concetto su Maria Vergine molto diverso da quello che abbiamo noi. Molto spesso nella Chiesa Cattolica c'è il rischio che Maria Vergine diventi la quarta persona della Trinità. No. No. Voi pensate che alla fine del secolo scorso, anzi alla fine di due secoli fa, alla fine dell'Ottocento, al Concilio Vaticano I, volevano attribuire a Maria Vergine il titolo di Paraclito. E allora capite quanto è stato provvidenziale il generale Cialdini. Porta Pia, fine del concilio. Cioè, la riflessione devozionale di allora attribuiva a Maria Vergine quelle che erano le caratteristiche dello Spirito Santo, che sono caratteristiche di Dio, non della creatura. Ci siete? Ora, questa visione delle cose è delicatina, perché certamente Maria Vergine è unica, ma non è tanto unica da essere inserita come quarta persona della Trinità. Nella Chiesa nascente Maria Vergine era già venerata, su questo non c'è dubbio, ma non al punto tale da vederla come corredentrice. No, lei è collaboratrice della redenzione come lo siamo tutti noi. Lei in maniera imminente ci mancherebbe, ma non è corredentrice. È collaboratrice della redenzione, ma l'unico redentore che noi abbiamo è Gesù Cristo, nessun altro. Non è che ci siamo stati redenti da Gesù Cristo e da Maria Vergine, siamo stati redenti da Gesù Cristo. Maria Vergine ha collaborato in maniera eminente, noi in maniera più piccola, ma anche noi siamo collaboratori. Mi spiego? Che Maria fosse il piede della croce, sì, è testimoniato da Giovanni, quindi non fa nessuna difficoltà. Ma la domanda era, perché gli altri non ne parlano? Per questo motivo. La concentrazione dell'attenzione del Vangelo di Marco è solo sulla persona di Gesù. E basta. Se voi notate, il Vangelo di Marco non ha i Vangeli dell'infanzia. Non narra la nascita di Gesù. Parte da Gesù adulto subito dopo la predicazione di Giovanni. Punto. Cosa vuol dire? Che per la Chiesa nascente ciò che era importante era la persona di Cristo. Poi man mano la Chiesa approfondisce le sue riflessioni, anche Maria Vergine trova il suo posto, e nel Vangelo di Giovanni, che si trova alla fine della catena dei Vangeli, voi trovate Maria Vergine accennata nell'episodio della morte di Gesù. La cosa strana è che non si parla mai di apparizione del risorto a sua madre. Mai. Giovanni Paolo II dice: questo è l'argomento per essere sicuri che è apparso. Non parlava in maniera infallibile. Chiaro? Quindi possiamo anche non essere d'accordo. Perché l'argomento ex silenzio si presta a 100.000 possibilità di interpretazione.
Chi tace acconsente? No, chi tace dice niente. Punto. Questo è il dato. E se gli evangelisti non ne parlano di ciò di cui non si sa, si tace. Perché se gli evangelisti non ne parlano, la deduzione che fai tu è una deduzione ipotetica. E il principio storiografico dice non datur tesis in ipotesi. Non si dà mai certezza in ciò che non è certo. Non datur tesis in ipotesi. Quindi tu fai l'ipotesi che Gesù sia apparso, va bene, nessuno ti dice di no, ma non darmelo come certezza. Mi spiego? Però quando uno è devoto a Maria Vergine, queste cose le può anche dire. E chi ascolta, come storico, dice «è una verità tua, non è mia». Bene.